fosse il sole, e più confusione, più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che devo. Allora, io intanto ringrazio gli organizzatori perché mi dato l'opportunità di testimoniare, portare una testimonianza di come il gruppo di imprenditori, nonostante tutti i sacrifici che noi abbiamo accettato di buon grado nel condividio, che sono stati imposti, alla fine poi noi abbiamo visto che la situazione precipitare, continua a precipitare sempre di più, e siccome da imprenditori noi eravamo completamente giunti di macroeconomia, presi dal lavoro quotidiano e della quotidiana microeconomia, abbiamo voluto capire, quindi abbiamo superato la disperazione, l'avvilimento, abbiamo voluto capire come giravano il sistema macroeconomico e come girava anche il nostro paese nei confronti dell'Europa. E io qui da imprenditore dico che vado direttamente al nocciolo della questione, sono politica e non ho nessuna ambizione, quindi noi ci siamo andati proprio a scuola di formazione con economisti pro euro e contro euro, e dopo attente analisi e studi siamo venuti nella assoluta determinazione, quindi convinti in maniera lucida, che il nostro uscita, l'unica vera uscita dalla crisi è che il nostro paese si riprenda la sovranità nazionale e la sovranità monetaria. Molto breve, e spiegherò anche perché e qualche proposta invece di noi dovremmo anche fare. Quindi Reimpresa, i soci di Reimpresa. Reimpresa è un'associazione nata spontaneamente proprio perché ci siamo trovati in un pugno di imprenditori proprio di fronte al massacro che si stava compiendo e che si continua a compiere sulla nostra pelle, e adesso siamo varie migliaia, siamo capillarmente sparsi in tutta Italia, isole comprese, abbiamo coordinatori regionali. A Reimpresa si sono associati i lavoratori, perché questo è un altro messaggio che noi vogliamo dare, cambiare anche il rapporto lavoro di lavoro, spezzando la lotta di classe che è stata deleteria, perché la crisi ha dimostrato che si suicida un imprenditore tanto quanto un piccolo e medio imprenditore, non dimentichiamo mai piccolo e medio imprenditore quanto un lavoratore. E quindi noi ci sono uniti anche intellettuali, economisti, giuristi, insomma è un numero forte e grosso, adesso sta tutti i giorni sempre di più aumentando. Ma le cose che ci hanno maggiormente convinto sono poi semplici, noi non siamo degli economisti, noi capiamo quello che anche è uguale per la nostra impresa, quindi noi siamo fermamente convinti che lo Stato, la spesa dello Stato a deficit, diventa veramente una grande risorsa se questa è spesa nella piena occupazione e nella piena produttività. Noi abbiamo adottato la MRI, al contrario del pareggio di bilancio, che è la più grande, non voglio dire, chiamiamola, ecco, il pareggio di bilancio, ma l'euro, che sottolineo in quanto moneta straniera, questo è il discorso di fondo. Allora questo ci sta portando veramente alla rovina. Però voglio anche aggiungere che noi non è che ci siamo messi a girare i pollici aspettando gli interventi del governo
ma neanche scenderemo mai in piazza, perché non serve a niente. Non faremo neanche mai manifestazione, noi non chiediamo perché è impossibile che ci venga dato, proprio perché hanno le mani legate. Quindi noi abbiamo cercato comunque nel nostro ambito, tra di noi, di creare delle opportunità di lavoro. E ne cito qualcuna. Cioè, abbiamo cercato di mettere in rete le piccole e medie imprese con delle attività e rami d'azienda, come ad esempio, non so, la parte commerciale, per ridurre i costi, per ridurre la concorrenza. Abbiamo messo in contatto le imprese, le piccole e medie imprese con i paesi emergenti, perché la struttura della piccola e media impresa difficilmente può trovare questi contatti. Abbiamo creato, e questo ne andiamo, lo dico veramente in maniera molto orgogliosa, dei progetti pilota, convincendo gli imprenditori che operavano in attività obsolete, tra parentesi l'edilizia, a cambiare attività. Allora, se voi andate a Busto Arsizio, a Milano, un gruppo di imprenditori ha preso in affitto un terreno, l'ha dissodato e ha creato, si chiama Cascina Burattana, potete andarlo a vedere anche su internet, e si sono dati, come si dice, tra virgolette, una volta c'era dati all'agricoltura, si sono dati all'agricoltura, a un'agricoltura biodinamica, e adesso producono e vendono i prodotti. Poi noi abbiamo cercato, siamo partner anche di Asso Consumatori, perché i consumi sono importanti, nel senso che se non c'è consumo noi chiudiamo i battenti, non c'è storia su questo. E qui abbiamo dato vita a un progetto che l'abbiamo chiamato Anticrisi, che dà tante agevolazioni alle imprese, quindi abbiamo fatto delle convenzioni, ma dà delle opportunità di lavoro anche immediato a dei giovani. Aggiungo, adesso questa è abbastanza una cosa, che questi sono già progetti che abbiamo messo in piedi. Una cosa invece che stiamo lanciando è una fondazione Onlus ad azionariato diffuso, dove è praticamente pronta, 1.000 euro ci vuole per diventare soci, e questa fondazione finanzierà imprese e famiglie secondo la bontà del progetto, non secondo il reddito dell'imprenditore. Questo noi abbiamo fatto e altro ancora, però questo noi l'abbiamo fatto per la sopravvivenza, ma noi non vogliamo sopravvivere, noi vogliamo vivere. Generazioni future. Allora, uno dei compiti che ci siamo prefissati è anche quello, come ha detto all'inizio Balestra, è quello di far capire alla gente quello che abbiamo capito noi. Perché quando io parlo di queste cose vedo l'interesse, ma vedo anche un'estrema ignoranza. Quindi noi abbiamo fatto convegni, facciamo convegni ovunque, in Sicilia ce n'è uno, ce n'è un altro a Brescia, un altro a Lecce, facciamo convegni ovunque chiamando la gente e spiegando, perché questa è la democrazia, è spiegare, non costringere, capire, la gente capisce. Poi noi vogliamo anche svegliare le coscienze della gente. Oggi molti, purtroppo, anche i giovani vedo che cercano lavoro, poi smettono di cercarlo, le imprese sono avvilite e dormono un sonno che è il sonno della disperazione, anche, tra l'altro. Queste cose ti fanno veramente male. Allora, io dico che bisogna anche cominciare a sfatare i bei sogni. Chi non ha mai avuto un sogno? Anch'io ho provato un sogno meraviglioso dell'Europa. L'Europa dei popoli, un'idea bellissima che unisce tutti, che è al di sopra di quelle che possono essere gli attriti di nazione, anche perché reduci della seconda guerra mondiale, noi non vorremmo mai che un'esperienza del genere si potesse riprendere. E invece adesso noi la stiamo vivendo, non abbiamo le bombe, non abbiamo la baionetta, abbiamo la finanza. Quindi io dico, ma anche il più incallito europeista dovrebbe rendersi conto che questo sogno è finito. Perché il bel progetto dell'Europa unita si è trasformato
è un progetto di pochi, di un'oligarchia finanziaria che per la sua logica, ma io non voglio neanche criticare, io non sto a criticare, quindi lo voglio proporre, per la sua logica ha il denaro e l'interesse, sto chiuso. E un'altra cosa che ci ha veramente, io poi sono rimasta, quando l'ho saputo, sono rimasta allibita, basita, che gli stati siano privatizzati, ma scherziamo, che lo Stato sia ridotto a livello di un'impresa. Lo Stato deve dare il prestito dei soldi e poi deve rendere tutto, compreso gli interessi, a volte anche usurari, dipende. Ed ecco qui che la paura del debito diventa un'ossessione, perché c'è il rischio del fallimento. Quindi uno Stato non sovrano fallisce, uno Stato sovrano non fallirà mai. Ed ecco che il debito pubblico diventa uno strumento di sterminio di massa. Io per me è l'olocausto del mondo moderno. Questo è il debito pubblico. Cioè, forse sono stata un po' troppo in questa mia espressione. Scusate, non volevo essere così. Aggiungo che noi abbiamo avuto due governi, no? Che veramente ci stanno dando sotto. Sì. Uno è il governo Monti e l'altro è il governo Letta. Due governi che sono uguali, qualcuno l'ha detto qua, uguali nelle direttive, perché quando Letta scrive a morire per Maastricht, non la voglio dire, lo dice lui, no? Maniere diverse comunque di approcciarci. Monti l'abbiamo visto molto quadrato, per non dire di più, diretto nello scopo, molto bravo nel fare i compiti a casa, bravissimo, quindi un perfetto esecutore di ordini, senza se e senza ma. Ha fatto due riforme pazzesche, perché una è la riforma del lavoro che ha creato 1 milione di disoccupati e l'altra è la pensione che ha creato, che ha messo le nostre radici, perché gli anziani. Scusi, la posso interrompere? Vorrei solo salutare il sindaco Pizzarotto, che si deve andare anche al treno e deve tornare. Non so, ho perso il filo, ma non riprendo. Scusi, no, volevo dire, non riprendo subito. Riforma Fornero era arrivata. Non mi fa rabbrividire vedere gli anziani che vanno a rubare un pezzo di formaggio al supermercato, che fumano i calzonetti. È terrificante questo. Due riforme fallimentari. Quando questo governo Letta, parla di riforme, mi vengono i brividi, perché Letta, non dimentichiamo che è un democristiano di ottima razza, ti propina le stesse cose che propina Monti, ma te le mette, cioè ti dà con una mano e ti toglie il doppio con l'altra. Cioè, il fatto per esempio dell'IMU, quando dice l'IMU abbiamo noi che manteniamo le promesse, chi è attento sa che ha ceduto le pressioni del PDL, ma dirò di più, va bene, togliamo la parte che non si sa, l'incertezza eccetera. Ma l'anno prossimo le imprese pagheranno qualcosa come 1.100.000.000 in più di tasse rispetto al 2013. Allora, a questo punto io dico semplicemente, chiudo con, devo dire ancora qualcosa nelle nostre proposte. Cioè, io dico che né questo governo né quelli che verranno potranno mai fare niente, perché pensiamo ai numeri. Allora, noi dobbiamo dare 100 miliardi all'anno di interessi, per interessi. Dobbiamo pareggiare ogni anno il bilancio, quindi fare il pareggio di bilancio. Nel 2015 o fine del 2014 dovremo restituire qualcosa come 40 miliardi all'anno per abbassare il deficit. Ma come possiamo pensare di uscire da una situazione del genere quando non riescono a trovare 1 miliardo? Ma qui veramente l'Italia è tecnicamente fallita, rendiamocene conto, sta vendendo gli asset. Quando uno comincia a vendere gli asset aziendali vuol dire che è fallito. Allora,
rimanere dentro l'euro significa rimanere in un'economia, boh, come chiamiamola, da dinosferate, morti di dentro. Chiamiamola così. Possiamo rimanere, se pensiamo di dire, io diventerò sempre più povero, io non farò il futuro per i miei figli. Sì, possiamo dirlo questo, perché non è un'opinione questa, sono i numeri. I numeri ti dicono così, tu devi restituire 100 miliardi, 40 miliardi per la versione del deficit e devi fare il pareggio di bilancio. Questa è la realtà. Allora, proposta, noi possiamo dire... Le posso dare un minuto perché abbiamo ancora dei... Posso anche chiudere. Noi abbiamo delle proposte anche di uscita pilotata dall'euro. Se lei avesse le palle d'acciaio, farebbe così, non ce le ha, quindi non speriamo che ne vuole. Possiamo uscire, facciamo un'uscita pilotata dall'euro, potremmo farla. E io dico, oggi possiamo ancora anticipare quello che sarà, prima o poi, il destino di questo paese, se lo riprenderà il popolo italiano. Però allora come lo riprenderà? Imbarazzante stare qui da tedesca, no? Non c'entra la domanda. È più simpatico di quanto. Ha ragione. Grazie.